processo di valutazione e di acquisizione di una parte dell'impianto da parte dell'Aria del Sole diretta al Comune. Siamo arrivati quindi a una serie di valutazioni e a una decisione per cui ieri in giunta abbiamo approvato due delibere, quindi una l'acquisizione dell'impianto, quello che era di proprietà di Aria del Sole, che quindi diventa di proprietà del Comune di Saronno, e l'altro l'affidamento a un nuovo gestore attraverso una gara pubblica gestita dalla Consip. Capisco che in questi giorni Consip è nell'occhio del ciclone, però comunque questo è quanto sono, diciamo, le indicazioni da parte dello Stato affinché le amministrazioni pubbliche possano gestire al meglio il patrimonio e in un'ottica di economia di scala ottenere i maggiori vantaggi possibili. Quindi, che cosa accadrà da qui ai prossimi mesi? Che un nuovo gestore si prenderà carico della gestione dell'illuminazione pubblica per il Comune di Saronno e avremo nuovi elementi illuminanti e quindi tutta Saronno diventerà con la nuova tecnologia LED. Ci sarà quindi un esito di una maggiore qualità di illuminazione stradale e questo quindi va a garantire una maggiore percezione della sicurezza in senso generale, ma anche una maggiore sicurezza per gli automobilisti e per chi utilizza le strade in fascia serale e notturna. Qual è il dato ulteriormente positivo? Il dato positivo è che per le casse del Comune ci sarà un risparmio di circa 200